siamo nello stand di Payanini con il titolare Vladimir Payano. Quali novità presentate in questa edizione del MADE? Che prodotti presentate? Noi stiamo presentando prevalentemente la gamma della fascia alta della categoria della pietra naturale, onice proveniente dell'Iran, del Messico, del Pakistan, che sono la gamma più alta, sono materiali che si prestano moltissimo a retroilluminazione, per fare parete, che oltre ad essere un arredo, un pezzo di arredo, un elemento di illuminazione utilizzata moltissimo attualmente per gli studi di architettura. Quindi è un materiale che si plasma? Sì, un materiale che permette, innanzitutto ha una gamma molto alta di applicazione, si può utilizzare in bagni, in sale di pranzo, cucine, interno a qualsiasi parte della casa. Poi l'effetto retroilluminabile permette che il materiale sia molto, oltre che pietra naturale, un punto luce nell'ambiente della casa. E siete soliti collaborare anche con studi di architettura, con architetti? Sì, la Payanini ha creato una divisione che noi chiamiamo all'interno Architectural Division, che il punto di forza è offrire ai designer, architetti, il servizio completo della progettazione, la implementazione del progetto, la posa del progetto e la consulenza tecnica, perché nella pietra naturale abbiamo una gamma amplissima di colori, finiture, diversità di materiale che evidentemente gli architetti, dovendo avere una conoscenza globale nella pietra naturale, tante volte un sostegno di una ditta come la nostra è molto utile. Quindi colori, finiture, cromature, collaboriamo molto bene. A Milano stiamo facendo un lavoro molto molto del cui siamo molto soddisfatti, a Londra anche, quindi stiamo collaborando con belli grossi studi di architettura. Quindi lavorate un po' in tutto il mondo, non solo in Italia? Sì, la Payanini è un'azienda globale, lavoriamo negli Stati Uniti, Canada, Londra, Mosca, Italia, Singapore, Australia, Sud America, quindi è un'azienda molto globale, molto presente praticamente in tutto il mondo.